Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV, ci sono anch'io in questa maratona donne e lavoro, ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, da ultimo Alexandra Georgieva, e permettetemi anche di ringraziare i colleghi dalla regia che stanno realizzando da questa mattina. Sono 10 ore già di maratona televisiva, Alberto Mazzotta e Alessandra Leone che stanno facendo un lavoro incredibile. Ma lasciatemi introdurre la prima ospite di questo spazio. Sto parlando di Lorenza Ghidini, giornalista di Radio Popolare, che appunto abbiamo in collegamento con noi. Lorenza, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi di questa proposta. Lorenza, abbiamo voluto coinvolgerti, mi permetto il tu, per raccontare un'iniziativa che come giornaliste di Radio Popolare avete deciso di portare avanti in accordo comunque con il direttore e anche con l'editore, che tra l'altro è anche donna, ovvero quello di uno sciopero per insomma cercare di sensibilizzare ulteriormente sul tema delle donne. L'avete intitolato "Un mattone per costruire la vera parità". È così? Sì, questa in realtà più che una nostra iniziativa è l'adesione che abbiamo deciso di dare a uno sciopero che viene ormai da diversi anni proposto dalla rete transfemminista Non Una di Meno. È uno sciopero internazionale, questa rete è nata in Sud America nella lotta contro i femminicidi, la violenza di genere, e poi è arrivata anche in Italia. Qui a Milano, dove trasmettiamo Radio Popolare, Non Una di Meno è ormai un movimento molto consolidato che porta in piazza moltissime persone ogni 8 marzo e non solo l'8 marzo. Io sono stata poco fa in Piazza Duomo a Milano, dove appunto dopo una giornata di iniziative in giro per la città si è radunata la manifestazione principale di questo 8 marzo 2021. Naturalmente si cercava di stare distanziati, la mascherina e tutto quanto, ma non si è voluto rinunciare alla manifestazione. E devo dire che è una manifestazione piena di ragazzi, di giovani, di ragazze naturalmente, quindi è un movimento questo di Non Una di Meno che ha fatto anche molta presa fra i giovani, e ovviamente sappiamo quanto questo sia importante. Non Una di Meno propone questo sciopero già da diversi anni. Quest'anno è il primo anno che Radio Popolare ha deciso di aderire, ma abbiamo sentito di farlo perché da un lato devo dire come giornaliste siamo rimaste un po' senza fiato per la raffica di femminicidi di questo avvio del 2021. Adesso poi sinceramente purtroppo probabilmente non sono numeri tanto diversi da quelli degli anni precedenti, però come sapete in questi primi 2 mesi di quest'anno ci sono stati un femminicidio ogni 4 giorni, qualcosa del genere, e è anche vero che un anno di pandemia ha colpito duro sulle donne, sul lavoro delle donne che spesso hanno dovuto scegliere fra la cura dei figli spediti a casa in didattica a distanza, come sta succedendo di nuovo in questi giorni, e il posto di lavoro, lavoratrici autonome che non hanno avuto l'accesso al congedo, quindi sono rimaste a casa per di più non pagate. I dati dell'Istat del dicembre 2020 dicono che su 101.000 posti di lavoro persi, 99.000 erano di donne. Insomma, quest'anno noi ci siamo sentite di aderire a questo sciopero perché abbiamo pensato, pur con qualche dubbio, perché abbiamo fatto un dibattito fra di noi lavoratrici e collaboratrici, e naturalmente c'era anche chi riteneva che fosse più opportuno esserci l'8 marzo per raccontare, no? Per raccontare come posso dire, fare il nostro lavoro di analisi, le interviste sui temi della discriminazione di genere. Ma ha prevalso l'idea appunto di fare un gesto forte, un gesto politico forte come non avevamo mai fatto nella storia di Radio Popolare, quindi abbiamo aderito a questo che è uno sciopero naturalmente rilanciato da alcuni sindacati, che sono sindacati di base, ma promosso appunto dalla rete Non Una di Meno. Dunque oggi non siamo andate in onda né giornaliste, conduttrici, collaboratrici, corrispondenti dall'estero, nessuna di noi è andata in onda, e abbiamo trasmesso alcuni potremmo chiamarli jingle, in cui ciascuna di noi metteva il nome e cognome, le ragioni dell'adesione allo sciopero,
E così, quindi per la prima volta è successo questo a Radio Popolare. Infatti c'è una lettera che insomma, stiamo vedendo anche proprio dal sito di Radio Popolare di Alessandro Giglioli a proposito anche dell'aver sposato comunque e abbracciato anche la vostra decisione di aderire a questo sciopero. La pluralità di opinioni è la cosa che ci dà maggiore ricchezza, per cui noi al contrario abbiamo fatto magari una maratona di 24 ore che ci porterà lungo tutta la notte a parlare di temi al femminile, ma non per questo vale di meno, anzi vale altrettanto la vostra scelta invece di aderire a questo sciopero. Lorenza, citavi appunto una situazione che assolutamente rispetto al tema della violenza domestica, molte donne hanno subito anche con un'accelerazione, un acuirsi rispetto anche al tema di Covid-19. Tutta la giornata anche che parliamo delle diverse conseguenze che hanno impattato particolarmente sull'universo femminile. Voi però avete deciso anche di raccontare come nel DNA anche di Radio Popolare, delle iniziative in positivo, soprattutto dei territori a favore della parità di genere, a favore dell'inclusione. C'è qualche storia che vorresti raccontare? Ma devo dire che in questo momento mi ha molto colpito la piazza milanese. Non mi aspettavo che ci fosse così tanta gente questo pomeriggio in Piazza Duomo. Io poi sono venuta a casa perché avevo appunto il collegamento con voi, ma devo dire che questa iniziativa l'ho vista proprio molto forte, molto in salute, e questo insomma fa anche ben sperare, no? Perché che tante ragazze giovani siano così consapevoli della lotta da portare avanti giorno dopo giorno. Poi si sa, appunto, non è solo l'8 marzo, Certo. ma questo tipo di giornate servono per richiamare l'attenzione su queste tematiche, no? Se ne parla tanto, poi bisogna andare avanti gli altri 364 giorni dell'anno, ma è anche importante richiamare l'attenzione. E poi, se posso, volevo dirti che l'idea della maratona era un po' la nostra seconda opzione, cioè quello che fa avete Ok. fatto voi era in discussione anche da noi naturalmente, quindi benvengano sia gli scioperi sia le maratone. Noi quest'anno abbiamo deciso così, ma non è escluso che magari l'anno prossimo Radio Popolare faccia una giornata di voce al femminile. E magari ci scambieremo la reciproca anche ospitalità, magari per ascoltare le voci. Lorenza, un'altra questione. Noi abbiamo deciso di intitolare questa maratona proprio È sempre l'8 marzo, proprio per non dimenticare che appunto non è solo un'unica giornata, ma deve essere portato avanti. Noi abbiamo lanciato, abbiamo aperto questa maratona con una lettera aperta inviata a Mario Draghi a proposito di un tema, di una proposta concreta, ovvero quella collegata al tema delle quote. Un tema che a volte divide anche il mondo femminile, ma sappiamo che in Italia, a detta anche della stessa Emma Bonino, che dice io la legge Golfo Mosca non l'ho votata, però in Italia se non c'è una legge purtroppo le cose non vengono fatte, e abbiamo proposto di aumentare la percentuale non solo sulle quotate al 40%. Abbiamo avuto anche nostra ospite Alessia Mosca, proprio firmataria, cofirmataria di quella legge. Qual è un tuo parere rispetto a questo tema? Avete fatto benissimo, avete fatto benissimo. E io sul tema delle quote sono perfettamente d'accordo, perché in certi sistemi di potere che sono tipicamente maschili, gli spazi oggi come oggi non vengono concessi gentilmente, bisogna prenderseli e le quote servono. Le quote non sono un fine, secondo me. Non possono Infatti. essere un fine, sarebbe riduttivo. Sono un mezzo che però è necessario, è indispensabile. Avete fatto bene a scrivere a Mario Draghi, perché non so se ricordate, ma nel suo discorso al Senato, nel suo Infatti. discorso programmatico, lui Infatti. forse un po' piccato per certe polemiche che c'erano state per via del fatto che il Partito Democratico aveva mandato tutti i ministri maschi nella sua delegazione al governo, aveva detto che non gli piace l'idea dell'applicazione farisaica delle quote rosa, perché insomma questo aggettivo farisaico era un po' dispregiativo, no? Come Sì. dire dobbiamo fare le quote tanto per farle. E la mia risposta è sì, dobbiamo fare le quote tanto per farle, perché se aspettiamo che ci venga fatto spazio nei consigli di amministrazione non succederà mai. Quindi mi sembra che abbiate fatto un'ottima cosa a proporre un innalzamento
delle quote in certi contesti perché la legge c'è, non sempre è applicata, poi sappiamo che magari nel consiglio di amministrazione i come dire, consiglieri maschi magari hanno dei bonus, insomma tutto quello che ha a che fare con le disparità salariali vale Infatti. anche dove poi le donne riescono ad accedere, e quindi sulle quote posso solo dire che sono necessarie. Oggi come oggi in Italia sono ancora molto necessarie. Infatti è quello che insomma è emerso anche dalle varie posizioni in questa giornata. Vi terremo aggiornati anche su quello che ci risponderà Mario Draghi. Noi proprio nella nostra lettera aperta abbiamo ripreso proprio le parole che tu citavi dello stesso Mario Draghi, quindi per avvalorare ulteriormente questa linea. Sappiamo che anche oggi il presidente Mattarella ha ribadito, insomma, il ruolo comunque delle donne, però noi abbiamo fatto anche un'analisi, ci occupiamo soprattutto di business, di mondo dell'economia, della finanza, degli studi legali, abbiamo fatto proprio un'analisi delle top 10 dei diversi settori e la rappresentanza femminile, soprattutto ai vertici, abbiamo visto essere ancora molto lontana da questi obiettivi, per cui c'è ancora strada da fare, anche se qualche piccolo passo è stato avviato, ma insomma bisogna assolutamente cercare di tenere il punto e di insomma essere un po' sentinelle noi anche nel nostro ruolo giornalistico rispetto a questo tema. Io ti ringrazio tantissimo Lorenza per essere stata in nostra compagnia e speriamo di averti nuovamente nostra ospite. Volentieri, alla prossima dunque. Grazie a Lorenza Ghidini di Radio Popolare per essere stata con noi. In attesa di collegarci con la seconda ospite di questo slot, ovvero Lidia Baratta, giornalista dell'inchiesta, volevo proprio soffermarvi sulle parole anche del presidente del Consiglio Mario Draghi di oggi in apertura della conferenza verso una strategia nazionale sulla parità di genere. E alcuni dei passaggi il Presidente ha affermato: ci troviamo tutti di fronte in questo giorno a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. La pandemia non è ancora sconfitta, ma si intravede con l'accelerazione del piano dei vaccini una via d'uscita non lontana. Si sofferma poi sul tema della necessità del segnale vero di fiducia, il ringraziamento agli studenti, alle famiglie, però poi sul tema afferma anche: non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile. E l'approccio comunque molto pragmatico di Mario Draghi lo conosciamo. Andando oltre, è anche per questo che oggi, Giornata Internazionale della Donna, voglio che il mio saluto accompagni la presentazione della Strategia Nazionale per la Parità di Genere elaborata dalla ministra Elena Bonetti, a conclusione di un lavoro che ha visto partecipi personalità a cui va il mio caloroso ringraziamento. La mobilitazione delle energie femminili, un non solo simbolico riconoscimento della funzione e del talento delle donne, sono essenziali per la costruzione del futuro della nostra nazione. E ci auspichiamo che non siano solo parole o solo slogan, ma lasciatemi introdurre la nostra prossima ospite, ovvero Lidia Baratta, giornalista dell'Inchiesta. Buonasera Lidia, grazie per essere qui con noi. Buon Buonasera a voi e buon 8 marzo. 8 marzo anche a te. Lidia Baratta, tra l'altro, curatrice di una newsletter che proprio ogni lunedì riguarda tutte le tematiche economiche, Corona Economy, che tra l'altro per me è un punto di riferimento, quindi lo ammetto candidamente. Infatti l'ho proprio contattata perché ci tenevo che lei potesse darci qualche indicazione in più rispetto al fenomeno appunto delle conseguenze di Covid-19 per il mondo femminile e il mercato del lavoro. Anche nel resto del mondo. Nel resto del mondo, passando poi per l'Italia e poi vedendo anche cosa si può fare attraverso il recovery plan. Ma partiamo da una definizione, Lidia, dei colleghi giornalisti anglosassoni che hanno parlato del fenomeno della she session. Di che cosa si parla?
Allora, si è definita come secession questa recessione, proprio perché al contrario della crisi precedente, la crisi Covid ha riguardato soprattutto la parte femminile del lavoro. E in Italia questo appunto, come dicevi in precedenza, può essere un problema doppio proprio perché partiamo da condizioni pre-Covid che sicuramente non sono ideali, ci vedono agli ultimi posti in Europa per occupazione e per reddito medio femminile. La condizione è una condizione globale, come dicevi tu, basta pensare ad esempio agli Stati Uniti, dove solo tra il mese di marzo ed aprile, quindi l'inizio della pandemia, il tasso di disoccupazione femminile è addirittura quadruplicato, passando dal 4 al 16%, poi gli Stati Uniti hanno chiuso l'anno con il 6-7% di disoccupazione femminile, ma parliamo comunque appunto di una crescita enorme. In Italia questo ha portato proprio a una perdita di una grossa fetta del mercato del lavoro femminile, che già appunto dicevamo essere molto debole. Basti pensare che a fine anno l'Istat ha calcolato appunto il saldo, si sono persi 444.000 posti di lavoro nell'anno del Covid, di questi 312.000 sono posti di lavoro femminili. Solo nel mese di dicembre, su 101.000 posti di lavoro in meno, 99.000 sono posti di lavoro femminili. E oggi c'è uno studio interessante della Fondazione dei Consulenti del Lavoro che dice proprio come in Europa, a fronte di una media europea della riduzione del tasso di disoccupazione femminile al 2, meno 2,1%, in Italia però questa perdita è il doppio, cioè siamo al meno 4,1%, in Francia invece meno 1,2%, addirittura nel Regno Unito abbiamo una piccola crescita dello 0,2%. Quindi vediamo che la secession è una condizione globale, ma la base di partenza di ciascun paese poi genera appunto condizioni più o meno peggiori. E infatti stiamo vedendo proprio un titolo del New York Times a proposito di questo tema, The Mystery of How Many Mothers Have Left Work Because of School Closings, cioè il tema di come tante madri lavoratrici abbiano proprio perso il proprio posto di lavoro per poter seguire i figli. E sappiamo quanto anche in questi ultimissimi giorni la comunicazione estemporanea del guardate, tutti i figli saranno in DAD, soprattutto anche nelle regioni convertite poi all'arancione rafforzato, ha nuovamente spiazzato le famiglie, e chi ne fa, ahi noi, poi è vittima di tutto ciò, sono appunto le donne. Sì, l'articolo a cui facevi riferimento tu parla proprio del pericolo della perdita di 1,5 milioni di madri lavoratrici negli Stati Uniti che appunto potrebbero non tornare più sul posto di lavoro. E questo appunto riportato nei nostri confini in Italia, in un paese dove lo scorso anno oltre 37.000 madri hanno rinunciato al posto di lavoro per seguire i propri figli. Non abbiamo ancora i dati del 2020, ma immaginiamo in un contesto del genere, come quello che descrivevi, appunto di donne costrette a casa con i figli per le scuole chiuse, i dati ci dicono che sono state soprattutto le donne a subire il carico del lavoro domestico molto più degli uomini, anche se c'è da dire bisogna parlare anche bene degli uomini, che c'è stato un maggiore impegno durante il periodo della pandemia, ma le donne hanno subito molto di più il carico del lavoro domestico. C'era un interessante sondaggio di Ipsos che diceva che durante la pandemia il 31% delle donne, proprio a causa del carico del lavoro domestico, ha rinunciato o posticipato la ricerca del lavoro. Infatti vediamo come nei dati ci sia anche un aumento delle inattive, cioè le donne che non hanno un lavoro e hanno smesso di cercarlo, cosa che rischia di ridurre ancora di più la partecipazione femminile al lavoro in Italia, che già appunto dicevamo è molto bassa. Quindi questo è un ulteriore elemento di sovraesposizione delle donne in questa crisi che le vede come tra le prime vittime, sicuramente insieme ai giovani.
Infatti, anche alcuni studi di consulenza, prima stavamo vedendo McKinsey, ma anche PwC, hanno fatto delle analisi che ulteriormente danno numeri alla mano, ancora più indicazioni su questo tragico, perché possiamo definirlo così, tragica conseguenza anche di Covid-19. Rispetto appunto alla situazione italiana, hai già tratteggiato alcune appunto caratteristiche. Vorrei spostarmi al contesto europeo, cioè a dare anche qualche messaggio comunque di auspicio e di speranza che potrebbe arrivare dal Recovery Plan. Anche il presidente Sergio Mattarella, proprio oggi, a proposito e all'interno appunto della giornata internazionale della donna, ha citato proprio il Recovery Plan come un'occasione anche per rilanciare l'occupazione femminile. Quali sono, secondo te, le modalità con cui soprattutto l'imprenditoria al femminile può giovare di questo piano europeo? Allora, c'è da dire innanzitutto la buona notizia che le linee guida europee considerano proprio la parità di genere e quindi l'occupazione e l'imprenditorialità femminile come uno dei pilastri chiave di tutti i piani nazionali. Quindi ciascun paese, come dire, dovrà fare un'autoanalisi, capire quali sono i punti deboli del proprio mercato del lavoro femminile e come sono stati peggiorati dalla crisi Covid, e da qui ripartire per, come dire, sottoscrivere e stendere e scrivere i propri piani. Nel piano italiano c'è una parte per quanto riguarda il capitolo sul lavoro che riguarda l'occupazione e l'imprenditorialità femminile. In questo momento ancora abbiamo dei grandi obiettivi, non abbiamo proprio, come dire, le procedure pratiche di messa a terra di questi obiettivi. Il pericolo che è stato sottolineato anche da diverse associazioni di donne che hanno chiesto proprio di destinare almeno la metà dei fondi del Recovery Plan a misure di genere e che concentrandosi soprattutto, appunto, come sappiamo, nei settori del green, del digitale, delle infrastrutture, che sono settori ad altissima occupazione maschile, proprio perché l'Italia, tra diciamo, i suoi vari malanni che riguardano le donne, c'è anche quello della segregazione occupazionale. Concentrandosi in questi settori, il rischio appunto è che sia soprattutto, come dire, un rilancio, un recovery al maschile. Per cui le principali misure che vengono proposte non sono tanto appunto i bonus, non sono tanto i semplici incentivi che siamo abituati a conoscere. C'è bisogno a questo punto anche di un salto di tipo culturale che faccia uscire dalla segregazione occupazionale e una delle modalità può essere proprio quella di investire su determinate competenze, cioè sulla riqualificazione soprattutto femminile, verso quei settori che saranno trainanti, per il rilancio. E questo riguarda l'intero arco, come dire, della forza lavoro, ma soprattutto per quanto riguarda le donne, laddove appunto conosciamo che ancora esiste, sappiamo che esiste ancora un grande divario, per esempio nelle materie STEM, Infatti. tra uomini e donne. Infatti, secondo alcune recenti analisi, la quota di donne laureate in Italia è pari al 22,4%, un numero inferiore alla media europea, che si attesta al 35,5%. Tra i laureati di sesso maschile, la quota di quelli in discipline STEM è al 37,3% contro il 16% di donne. Quindi, anche sul fronte della formazione rispetto a questi ambiti, che sono quelli anche in cui magari possono nascere nuove imprese, perché molto collegate all'ambito tecnologico, ingegneristico e quant'altro, dovrebbe esserci un maggiore sprone. Sì, certo, assolutamente, però ricordiamo anche che a fronte dei dati che citavi ci sono anche molti casi di over-education per quanto riguarda il lavoro femminile, cioè le donne concentrate nei lavori ad alta qualifica, che possono essere appunto le donne manager, le professioni intellettuali, scientifiche, sono una percentuale molto bassa in Italia, circa il 38% rispetto a una media europea che è del 44% anche oltre.
3%. Ci sono molti casi di donne sovraistruite che appunto svolgono professioni per le quali è richiesto un titolo di studio inferiore. Sicuramente uno degli obiettivi, che poi è quello che ha anche dichiarato la stessa ministra dell'Università Cristina Messa, è quella di aumentare la percentuale di laureati, e nel caso delle donne appunto ci sarà da fare anche un ridirezionamento, potremmo dire, verso quelle materie che in maniera assolutamente sbagliata vengono considerate più adatte agli uomini per uno stereotipo di tipo culturale, e che vedono le donne ancora con una scarsa presenza sin dall'università. Infatti è sempre comunque un tema anche di natura culturale che deve cercare di portarsi, che dobbiamo cercare tutti, uomini e donne, di affrontare. E su questo tema dibatteremo anche con la prossima ospite, tra l'altro autrice di un libro da un titolo abbastanza inequivocabile, che è Tiziana Ferrario, ovvero Uomini, è ora di giocare senza falli. Su tutte le dinamiche anche di un maschilismo imperante ancora, in particolar modo nel nostro paese, un maschilismo che non è solo dal punto di vista di uomini, ma anche di alcune donne, quindi un percorso che dobbiamo cercare di avviarci a appunto percorrere insieme. Io ringrazio tantissimo Lidia Baratta per essere stata con noi in nostra compagnia, speriamo di averla anche qui fisicamente nel nostro studio per ulteriori commenti ed approfondimenti. Vi ringrazio, buona serata. Grazie mille, buon ancora 8 marzo anche a Lidia Baratta. Come vi dicevo, adesso una pausa pubblicitaria e poi la nostra ospite Tiziana Ferrario. Restate con noi.